In questa video lezione cominciamo ad analizzare il comportamento di uno specchio piano. Uno specchio è un dispositivo ottico che sfrutta il fenomeno della riflessione per ottenere tutta una serie di effetti. E cominciamo a studiare lo specchio piano, che è naturalmente il più semplice di tutti gli specchi, anche se proprio per questo motivo non particolarmente utile nelle applicazioni ottiche, perché permette di introdurre la terminologia e i concetti che poi utilizzeremo per analizzare gli specchi curvi. Allora, la linea azzurra rappresenta la superficie dello specchio e a sinistra mettiamo quello che in ottica viene chiamato spazio reale. Lo spazio reale in ottica è quella porzione dello spazio da cui provengono i raggi di luce e all'interno del quale poi si propagano ancora i raggi di luce dopo che sono stati riflessi. Mentre dall'altra parte della linea che rappresenta lo specchio abbiamo lo spazio virtuale. In realtà non dobbiamo pensare che come spazio virtuale si stia intendendo lo spazio fisico dietro lo specchio. Lo spazio fisico dietro lo specchio evidentemente non interviene nel processo, perché tutti i raggi di luce per riflessione rimarranno sempre nello spazio reale, cioè nel nostro disegno a sinistra della superficie dello specchio. Quindi per spazio virtuale noi intendiamo una costruzione geometrica, cioè lo spazio da cui noi eventualmente percepiamo provenire i raggi riflessi e all'interno del quale noi vediamo eventualmente formarsi delle immagini dei vari oggetti che possiamo mettere davanti allo specchio. Per cui per spazio virtuale non si intende realmente lo spazio dietro la superficie dello specchio, ma si intende una mera costruzione matematica che serve a poter ragionare facilmente utilizzando la geometria analitica con i principi dell'ottica geometrica. Consideriamo quindi, supponiamo di avere un oggetto che rappresentiamo mediante una freccia, che si trova davanti allo specchio. E vogliamo capire come questo oggetto viene percepito, o meglio, come si comportano i raggi di luce che da questo oggetto fuoriescono e poi incontrano lo specchio. Allora, sicuramente se consideriamo un raggio di luce proveniente dalla punta che va verso lo specchio in maniera perpendicolare allo specchio, questo per riflessione verrà riflesso su se stesso. Per chi si trova nello spazio reale e guarda verso lo specchio, questo raggio di luce appare provenire dall'interno dello spazio virtuale e quindi lo rappresentiamo con un altro colore, prolungandolo nello spazio virtuale. Quindi chi vede il raggio dopo la riflessione lo vede come se provenisse dallo spazio virtuale, come se provenisse indisturbato dallo spazio virtuale. Dalla punta irraggeranno infiniti raggi in tutte le direzioni, naturalmente ce ne sarà un altro che inciderà lo specchio in un punto diverso. Seguendo la legge della riflessione, tracciamo la perpendicolare al punto di incidenza e il raggio riflesso parte da questo punto inclinato con lo stesso angolo. Ancora una volta, questo verrà percepito come se provenisse dallo spazio virtuale seguendo
questa traiettoria gialla. Lo stesso ragionamento possiamo farlo partendo dalla coda di questa freccia e tracciando delle linee in maniera simile, otterremo un altro punto di intersezione che in questo caso si troverà qui. Quindi chi guarda lo specchio vedrà i raggi di luce che provengono dallo specchio come se in realtà provenissero dallo spazio virtuale. E dato che tutti i raggi emessi dalla punta della freccia, una volta riflessi e prolungati nello spazio virtuale, si incontreranno in questo punto, mentre tutti i raggi emessi dalla coda della freccia, riflessi e prolungati nello spazio virtuale, si incontreranno in quest'altro punto, ecco che chi guarderà lo specchio avrà l'impressione di vedere la freccia posizionata nello spazio virtuale, quindi al di là della superficie dello specchio. Io ho utilizzato un colore diverso per la freccia per indicare, per distinguere i due oggetti, l'oggetto reale in rosso dalla sua immagine nello spazio virtuale in nero, però naturalmente, come ben sappiamo, a meno di utilizzare specchi particolari, gli specchi non alterano il colore, quindi l'immagine viene vista esattamente dello stesso colore. Quello che deve essere chiaro è che quindi noi percepiamo questa immagine come se avessimo un oggetto, vediamo l'oggetto posizionato all'interno dello spazio virtuale, perché i raggi riflessi si comportano esattamente come se provenissero da punti dello spazio virtuale. I raggi riflessi emessi dalla punta della freccia rossa si riflettono in punti diversi dello specchio. Ma i raggi riflessi, prolungati a ritroso nello spazio virtuale, convergono tutti nello stesso punto e quindi appaiono provenire tutti da uno stesso punto, esattamente come un oggetto reale emette luce in tutte le direzioni e quindi noi vediamo i raggi di luce che si propagano da quel punto, da quell'oggetto, provenire tutti quanti da quell'oggetto e quindi possiamo individuarne la posizione. Allo stesso modo, quindi noi percepiremo un'immagine dell'oggetto riflesso posizionata nello spazio virtuale esattamente come se fosse un oggetto posto in un'altra posizione, quindi un duplicato dell'oggetto posto in un'altra posizione. È facile rendersi conto, ragionando su, angoli e distanze, che tutti i segmenti, tutti i segmenti dello spazio reale hanno un corrispondente uguale nello spazio virtuale, semplicemente capovolto, per cui nel caso di uno specchio piano non abbiamo un'alterazione delle dimensioni, ma l'oggetto ci apparirà avere le stesse dimensioni dell'oggetto reale e posizionato ad una distanza dallo specchio piano che è uguale alla distanza da cui si trova l'oggetto reale. Quindi, sostanzialmente, tutte le distanze nello spazio reale vengono esattamente duplicate nello spazio virtuale, tramite uno specchio piano.